Buon pomeriggio a tutti, abbiamo appena terminato la riunione del Centro Operativo Comunale della Protezione Civile, il cuore della regia degli interventi per arginare l'emergenza coronavirus. Vi do solamente alcune informazioni di servizio, tralasciando tutta un'altra serie di aspetti che vi possono interessare di meno. La prima è che è disponibile presso il sito del comune la nuova autodichiarazione, cioè quel documento che ormai saprete dovete tenere con voi e che giustifica gli spostamenti che fate da casa per andare al lavoro o da casa per eh, dover eh, svolgere altri servizi impellenti, improrogabili, urgenti, quindi potete eh, scaricarla. Così come nel sito troverete tantissime altre informazioni che provengono solo da fonti certe e istituzionali, così evitiamo di diffondere notizie che sono fake, false o che creano inutile allarmismo. Voglio anche dirvi che è possibile da oggi aderire come volontari temporanei, cioè solo per la durata dell'emergenza o stabili, alla protezione civile di Pordenone. Parlo di Pordenone perché chi mi sta vedendo in questo momento ed è di un altro comune deve ovviamente rivolgersi al gruppo del proprio comune di appartenenza. Per i residenti a Pordenone che vogliono mettere a disposizione il loro tempo, le loro energie per dare una mano ai volontari della protezione civile, beh, possono chiamare questo numero per ricevere informazioni. È lo 0434-392-290, lo ripeto, 0434-392-290. Ecco, noi speriamo che l'adesione eh, sia di persone che sono realmente motivate e sincere, non deve essere un alibi, una giustificazione per andare fuori di casa, ma devono essere persone che vogliono mettere il loro tempo e che accettino di essere coordinati ovviamente dai eh, più anziani della protezione eh, civile. E già da domani eh, le squadre di protezione civile che girano per la città con gli altoparlanti per... Eh, invitare le persone a restare a casa e a seguire le norme di prevenzione faranno anche un intervento di persuasione e di sensibilizzazione nei confronti di quei capannelli di irriducibili refrattari alle norme e alle regole, parlo soprattutto di ragazzi, ma non solo che si trovano in aree verdi o presso dei campetti eh, di gioco e che stanno sempre uniti, così facendo favorendo la diffusione del virus, non se ne rendono conto, ma tengono un atteggiamento particolarmente pericoloso per loro e ovviamente per la comunità. Li inviteranno con educazione e con garbo. A stare distanti e se possibile a raggiungere eh, le loro case. Così come oggi abbiamo predisposto il piano di sanificazione delle strade. Lo dicevo ieri in questo momento non ha grande senso farlo, non ha una grande efficacia. Attendiamo di avere una stabilizzazione dei dati sull'emergenza, attendiamo che ci sia ancora meno gente che gira, altrimenti vanificheremmo l'intervento di sanificazione che comunque verrà ripetuto più volte. Qui voglio però ringraziare di cuore la Confederazione Italiana degli Agricoltori, in particolare il direttore Davide Vignadel, che ha messo a disposizione i suoi associati, cioè quelli che hanno mezzi che solitamente vengono usati in agricoltura con gli aratorie, che affiancheranno Gea per sanificare tutta la città. Ecco, nelle prossime giorni vi darò ovviamente i dettagli della operazione. Così come voglio ringraziare i tanti privati che si stanno rivolgendo al comune per avere informazioni su come fare donazioni all'ospedale. Accanto all'operazione di crowdfunding riuscitissima della famiglia Zuzzi, tante aziende importanti di Pordenone o del circondario stanno donando all'ospedale di Pordenone che in questo momento ha veramente bisogno del nostro supporto, anche del nostro incoraggiamento, quindi un saluto e un abbraccio a tutti gli operatori dell'ospedale di Pordenone. Abbiamo anche definito una raccomandazione da predisporre, da mandare agli amministratori di condominio Affinché provvedano ad una sanificazione preventiva dei condomini. Parlo delle pertinenze comuni, delle scale e dei corrimano, delle porte e degli ascensori, perché dobbiamo agire anche con forme di prevenzione, non solamente con strumenti emergenziali. Arrivo poi alle mascherine: tantissimi ci stanno chiedendo le mascherine. Guardate, è inutile che chiamate il comune per chiedere le mascherine. C'è una grossa difficoltà nel reperimento di questo strumento di prevenzione. Eh, ci stiamo attrezzando per trovarne il più possibile, quelle che ci sono state donate dalla comunità cinese e quelle che abbiamo recuperate da altre aziende come la Vittoria 2000, o il Kennedy o altri che ci hanno fatto donazioni sono appena sufficienti in questo momento per rispondere a delle vere emergenze e parlo delle emergenze di personale che è più a rischio degli altri e quindi l'ospedale con medici, infermieri, operatori sociosanitari, penso ai, ai servizi sociali, ai residenti domiciliari che devono entrare nelle case, penso al, agli agenti di polizia, ai carabinieri, alle guardie finanze, ai vigili del fuoco, agli operatori delle case di riposo, ai volontari della protezione civile della Croce Rossa, tutte persone il cui lavoro non permette sempre di poter rispettare la distanza di sicurezza di un metro e che quindi, ripeto, sono più a rischio degli altri. Cercheremo di recuperarne il più possibile, ma in questo momento dobbiamo con coscienza e responsabilità stabilire delle priorità. Tutti gli altri cittadini, vedete che io non indosso quasi mai la mascherina, ho dovuto usarla prima perché era obbligatoria all'interno della sede del centro operativo della protezione civile, tutti gli altri devono rispettare quelle norme di buonsenso e di prevenzione, che significa tenere le distanze, significa non mettersi le mani in bocca o sugli occhi e ovviamente levarsene spesso e se possibile usare il gel igienizzante. Domani pubblicheremo sul sito del Comune anche un sunto, un estratto, dei provvedimenti varati dal governo nazionale, su cui torneremo nei prossimi eh, giorni, in modo tale che possiate avere contezza. Servirà uno sforzo più, più ampio, più robusto, più incisivo da parte del governo nazionale, ce lo attendiamo nei prossimi mesi e anche da parte della regione per risollevarci da questo terremoto che ha minato di fatto eh, l'intero Paese. E anche il comune non sarà più quello di prima, terminata questa. Emergenza, perché sarà cambiato il mondo esterno e perché le previsioni finanziarie di bilancio che abbiamo fatto non potranno più essere rispondenti al vero, perché ovviamente diminuiranno le entrate, ci saranno grossi problemi nel pagamento dei tributi e noi dovremmo impostare una politica sociale ed economica più spinta a favore di famiglie ed imprese, cioè da coloro i quali sono stati maggiormente colpiti dalla emergenza coronavirus. Detto questo, io che sono sempre ottimista, dico sì, preoccupiamoci, ma fino a un certo punto, perché se la solidarietà il senso civico, la responsabilità, ma anche l'intraprendenza che ha sempre caratterizzato e continua a caratterizzare il nostro territorio, continuerà ad esistere con questa forza, con questa energia anche terminata la crisi, ce la faremo di sicuro. Finirà prima questo incubo e ci risolveremo più forti di prima. Dipende solo da noi. In bocca al lupo a tutti.